Salve a tutti ragazzi, bentornati su questo canale, io sono Gian ed eccoci ad un nuovo giovedì. Mi avete letteralmente riempito di messaggi su sia sulla questione di Rohan, che è un personaggio veramente fantastico come scritto, veramente sadico anche da certi punti di vista, così ben studiato devo dire. Molto amato anche da Araki, tra l'altro, che mi avete detto che se lui dovesse avere uno stand vorrebbe avere quello di Rohan. E mi avete detto anche che c'è un intero spin-off dedicato a questo personaggio che, vi assicuro, arriverà alla fine di parte 4. E poi mi avete anche detto qualcosina, anche se avevo chiesto di non farlo, di lasciarmi con i dubbi e quant'altro, sulla questione di quello che sembra essere Josuke nel passato, ma che sembrerebbe non essere lui, quindi farò finta di non aver letto nulla, di non saper nulla. Effettivamente non ho capito nulla di quello che mi avete detto. Godiamoci questi due episodi. Tra l'altro, oggi sono assistito anche dalla tazza piena di tisana per la mia povera gola. Jotaro! Tornando a caccia? A caccia? In che senso? Perché c'ha una squadretta? Perché c'ha una squadretta qua? A caccia qualche pollastra? Vabbè, un adolescente ci sta, lo posso capire. Ieri Akira Otoishi ha confessato. Prima che scoprissimo la sovraidentità, ha utilizzato arco e freccia. Ok. Ha colpito un topo? No, aspetta, mi stai dicendo che... Oddio, per un attimo ho dimenticato la questione di Iggy. È vero, anche gli animali possono avere uno stand. Oddio, no! Ma, tra l'altro, ora mi viene il dubbio. Iggy è perché è stato colpito dalla freccia per poter utilizzare Zaful? Oppure no? Quindi c'è un topo con uno stand. Ok. Forse un topo deve essere diventato un portatore di stand. Dobbiamo scovarlo prima che succeda qualcosa. Oggi mi sembrano molto... forti i disegni. Mi avevate detto, se non sbaglio, che in questa puntata lo stile sarebbe stato leggermente diverso. Episodio 16. Andiamo a caccia. Però, riuscire a colpire un topo con il coraggio d'azione potrebbe essere molto difficile. Ah, beh, è vero. Se non esci di questi cuscinetti a sfera, tuttavia potrei raggiungere la distanza necessaria. Ok, ci sta, perché effettivamente entrambi hanno molto poco raggio. Però servono solo per metterlo fuori gioco. Ci sta anche questo, perché effettivamente sarà molto forte adesso. Cioè, diventano anche forti come persone i portatori di stand. Quasi. 85 punti. Un avversario di un essere vivente mantiene la calma conta più della velocità. Certo. Se quel topo entrasse nel coraggio d'azione e dovessi mancarlo, questa certo che non si avvicinerebbe mai più. Non tirare fin quando non sarei sicuro di colpirlo. Mi piace, è migliorato molto intellettualmente Jotaro, sono contento. Oltre al fatto che credo sia il tempo più lungo a schermo che abbiamo avuto finora. Gli esemplari più grandi possono arrivare anche a 20 o 30 centimetri. Una pantegana. Alcuni arrivano a pesare un chilo e possono saltare fino a 2 metri. Oddio, sta qua non la sapevo. E le sta notando lui queste cose, non Star Platinum. Ok. Per il momento piazzeremo una trappola e installeremo una videocamera. Ok. Perché ho usato il formaggio come cos'è? Tempura? Perché? Non dirmi c'è un cadavere. C'è un cadavere di una persona? Oh, sembra gelatina di pesce. Che schifo! Boom!
Cosa ha detto? Che schifo, dovevi vedere sta scena. Sembra cani che siete stata liquefatta e poi solidificata. Oh mio Dio, che cosa inquietante! Di sicuro è opera del ratto che stiamo cercando. Oh mio Dio! Se la creatura è in grado di fare qualcosa di intendere starsene tranquilla. Che schifo. Non so se voglio bere. Sembra il tubo di scarico porti a quella fattoria. Potrebbe attaccare anche gli esseri umani. Hanno un pollaio, non c'è traccia di galline. Ci sono due macchine, quindi almeno due persone esistono e vivono in quella casa, sicuramente almeno tre anche. È sicuro che gli umani siano troppo lenti per catturarlo. Ok. Che ha visto gli altri. Di sicuro non si aspetta di vedersi sparare addosso un colpo. Certo. E in questo modo non riusciremo ad avvicinarci abbastanza per finirlo. Ok. Insomma, contaminare erba o semi? È carne. Si è mangiato anche le persone, non dirmelo. Oddio, non so se le ha mangiate effettivamente, perché anche quei ratti non li ha mangiati. Li ha... ha fatto roba. Oddio, è gigantesco! Non è un ratto, è un gatto, è un cane! No, sei tu che non ci vuoi credere, hai ragione. È gigantesco, ragazzi. No! Non fare troppo rumore. Che schifo! Ti prego, basta con sta scena! Mantenere la calma quando accade la velocità quando un essere vivente è il bersaglio, ti prego, calmo. Lo capisco, il primo colpo si andrà alla regolazione. In questa posizione il tavolo e le sedie mi ostacolano. Devo assolutamente ficcargli questo cuscinetto dritto in mezzo agli occhi. Qua. Qua deve beccarlo. Ah! Che tensione che c'è, ragazzi! Ok. Non era abbastanza. Cos'è sta cosa? Perché un topo ha un Transformers come stand? Dai, vediamo che cosa sa fare. Immagino che trituri con quelle zampe. Le esplosioni passano sotto il tavolo. Ok. Gli ha bloccato la strada. Cosa c'ha tra l'altro qui? Erano le vene? Ok, non mi aspettavo un cannone. Che mira di merda. Ottimo uso dell'ambiente. Lui è scappato, giustamente. No, ok, non è scappato. Ok, è morto per il colpo che ha subito prima? È andata più velocemente di quanto pensassi. Che battuta vecchia. Perché Jotaro è così silenzioso? Posso guardare con Crazy Diamond? Oh, ok. Dobbiamo trovarlo prima del tramonto, saranno guai seri. No! L'ha preso con Star Platinum e ha colpito giustamente anche lui. Forse di quelli a cui basterebbe per sciogliere un essere umano. Fortuna che credo sia la versione censurata. Poi vi metto lo screen di come la non censurata. Come sei insistente, ma sto aspettando che tu mi rimetta a posto la mano. Scusami, ti dispiacerebbe. Ma com'è possibile che ce ne sia un altro? Quindi si è riprodotto anche. Oh, guarda, Star Platinum. A proposito, fatemi vedere se sono cambiate le statistiche. Ok, sono andato a vedere uno screen delle statistiche che aveva in Stardust Crusaders e in realtà non sono cambiate rispetto a prima. Mi sarei aspettato un'evoluzione dello stand, visto che anche il portatore è cresciuto, è migliorato e quant'altro. Vabbè, non importa.
Di nuovo la fondazione Speedwagon. Ci sono un sacco di collegamenti con la fondazione. Che bello che non l'hanno dimenticata subito. Sono contentissimo. Ci aveva tenuto nascosto il fatto di aver colpito due ratti. Ah, ok. Sono solo due, non tre o più? Ok, sono due. Va bene. Yare, da sé. D'accordo. Quindi sono due ratti. E hanno lo stesso stand. Particolare come cosa. Non è proprio il caso di lasciarli in circolazione. Assolutamente no. E come lo trovate? Neanche a volerlo. L'autore di Satan Animal Chronicles? Cioè, non esistono animali che tracce non possono essere seguite. Ok. I ratti hanno l'abitudine di non seguire mai i percorsi a loro sconosciuti. Quindi deve essere tornato indietro. Deve essere studiato al cane di irrigazione. Ok, perché hanno comunque un'abitudine. Va bene. Ok. Ha preso le trappole? No, non è vero, non ha preso niente. Però ha registrato quella. Vediamo. Ha detto che non era interessato, quindi immagino che non li abbia proprio toccati. Il serio sembra un po' rosicato da un insetto. Il rosicchiato. No, aspetta, forse l'ho letto. Rosicchiato, ok. Quello l'avevo letto male. Perché ne hai comprato solo 4? Scusami. Ma perché? Che senso ha? A causa di distanza generale, un cuscinetto può esplato, non può esplorare più di 20 metri e cambia traiettoria. I proiettili invece dovrebbero funzionare fino a 70 metri. Ok. E non lo potevi usare prima. Ecco, tieni due proiettili. Lo sta testando? Non ho capito, lo sta testando? Sta vedendo se riesce a stare sotto pressione? Che brutti sti disegni. Questi non mi sono piaciuti, erano troppo stilizzati. Ok, andate in acqua. Dai, madonna, scarpe da fighetto. Bentista. Ero scappato all'improvviso. E non ha scavato. Si chiama backtrack. Ah, sta volando indietro. È un istinto particolare che porta alcuni animali a camminare indietro sulle proprie orme per sfuggire ad altri animali. Certo, perché così non li trovano. In Giappone, orsi bruni, donne e conigli vi ricorrono regolarmente. Ma non sono mai stati verificati casi di backtrack da parte di un ratto. Che cosa particolare! Però deve aver fatto un salto enorme. Altro che due metri. Con la sezione con lui gli sta sfruttando. Tecnicamente Jotaro dovrebbe poterlo percepire da dove arriva. Aveva catturato dell'Overs, che era praticamente invisibile. Cosa? Oh no! Cosa? È il nome dell'abilità, Zaguardo? No, aspetta, ho bisogno di un momento. Cioè, aver visto ciò devo dire Zaguardo! Mi ha un attimo scioccato. È stato da quello per me potesse frenarti. Ok. Assieme alla carne che c'è attorno. Ok, quindi lo ha salvato. E ho anche capito dove si nasconde il ratto. Circa a metà della collina, vicino a quelle tre pietre. Ok, va bene. Vai! Sì, purtroppo sì. Oggi è il tuo turno. E a 60 metri da noi. Sembra abbia voglia di sparare altri alcuni. Ma scusami, si sarà mosso, no? Va bene. Non credo che quei proiettili possano bucare la roccia. Vuole dare il tutto per tutto. Ti darò tutti e quattro i proiettili. Ah, vuole fare da esca. Bella quella scena comunque, mi è piaciuta molto.
Anche se uno giocoli mi colpissero, puoi comunque guarirmi cazzo. Scusate, Chris Diamond. Tu Josuke non puoi partire da solo, è vero. Ed è per quello che ha dovuto usare Zaguardo. Che coraggio! No, non hai tempo per guardarti. Mi fa morire. E si è spostato. Lo puoi fare più volte? Siamo subito dopo aver attaccato. Ah! Quanta ansia che ha! Cosa? Ha venuto quella roccia? Oh, ha fatto di... Oh! Oh, che orribile che deve essere questa cosa! Quattro proiettili e monate, tanta possibilità. X! E non l'ha potuto riusare The Ward. Almeno non credo l'ho. Cioè, non aveva possibilità di usarlo in questo momento perché non si aspettava il rimbalzo. No, ok. Tecnicamente può. Oh, che male che deve fare. No, ok. Comunque c'ha un corno praticamente. Cavolo, era giusto. Oh. Era voluto? Sapevo e mi avresti guardato. Sapevo se ti avessi mancato, avresti guardato da questa parte. Sta usando come uno scope di un cecchino. Ottimo! Che bella la musica che le hanno messo a Josuke, mi piace un sacco. Visto quanta distruzione nel genere umano ha causato la natura, non so bene come dovrei sentirmi. Ah! Molto profonda come riflessione, in effetti. Oh, bella puntata, ragazzi, devo dire. È stata carina. Naturalmente ne abbiamo un'altra. Adesso vediamo un po', probabilmente anche questa è una puntata autoconclusiva, visto che comunque mi è stato detto di guardare questi due episodi per questa settimana, quindi vediamo un po' cosa ci aspetta. Spero non un altro animale. Ok, oh ok, è una catena. Questo doppiatore, aspetta, questo doppiatore è... Oddio, è davvero Rohan! Non mi aspettavo di rivederlo! Non così velocemente! Ho provato a notare ammirazione nei tuoi confronti quando ti ho aperto. Quando ti ho aperto, l'ho detto! La sensazione di noi abbiamo molto in comune. Non lo pensi anche tu? Secondo me no! Mi è venuto un attacco di nostalgia e vorrei rivedere la casa in cui vivevo allora. Buon autore deve ricordare la propria infanzia. Sì? Non riesco a ricordare perché era troppo piccolo. Ok, beh, la cartina lì cerca di imparare, ma non hai dei genitori a cui chiedere. Tanto questo qua. Il ristorante, la farmacia, il supermercato Osmo, sono un questore, la partita da destra. Ok, va bene. Ok. Ok, c'è una via che non è segnata? Che sia anche questo l'effetto di uno stand? Suppongo che sia così. Ok. Quanto sei egoista, abbastanza. Episodio 17, l'avventura di Rohan Kishibe. Oh, ok. C'è cacca, va bene, mi sembra giusto. Queste case di Nemori, Honma e Onodera non sono riportate. Questa casa sembra disabitata. Effettivamente è parecchia malmessa. Sembrano tutte disabitate. Okay. No, come, scusami? Non è un quadrato. Destra, sinistra e poi di nuovo a destra. Può essere. Sì, è chiaramente uno stand.
Perché non provi a far volare il tuo reverb? Echoes! Continuo a essere molto turbato dal fatto che... C'è qualcosa? Qualcosa l'ha toccato mentre... Scusami? Oh, è la ragazza che c'era nella intro? Oh, che figo, il personaggio del manga! Allora, no, fermi. Non so come si evolverà la situazione, d'accordo? Potrebbe succedere che magari immune a questo effetto, oppure il suo stand è già in azione, quindi la protegge e quant'altro. Ma Ron ha fatto una cosa estremamente intelligente e che nessuno... si pensa mai. Arriva una siete in una situazione strana, arriva una persona sospetta, istantaneamente ha usato lo stand per aprirla, è svenuta perché alcune persone non resistono e quindi possono svenire, e si è messo a scrivere su di lei che non gli potranno far male. È un genio, è un personaggio ben scritto, perché una persona normale... che ha già vissuto delle esperienze del genere, magari, non ci pensa nemmeno, lo fa istintivamente. È stato fantastico questa scena, perché questo è un personaggio scritto bene. Sembra che nell'area fosse comparso un disegno. Sembra che sia maturato in un certo senso. Quindi lo può far uscire anche se non c'è un disegno vero e proprio. Ok, non è una portatrice. Ecco perché è svenuta. Questo spiega un po' di cose. Remus Sugimoto. Va bene, viva Moriocho. No, non mi interessano queste cose. Ok, un test psicologico. C'è qualcosa di spaventa in questo preciso istante, vero? D'altro ha il collarino come se ci fossero due mani che si tengono. Carino. In questa casa, 15 anni fa, è stato commesso un omicidio. Ascoltiamo. Mi ha raccontato una vecchietta vicina di casa. La notte dell'omicidio, la ragazza che abitava qui stava dormendo in camera sua. Quando all'improvviso fu svegliata dal suono di qualcosa che gocciolava. Oh. Io non so cosa fosse, provò a chiamare i suoi genitori. Ma nessuno rispose. Ma la ragazza non era affatto impaurita. Perché con lei c'era il suo amato cane. Oike? Sono preoccupato. No, questa storia no. No. No, è proprio quella. No, oddio ragazzi, questa storia la conosco. L'ho sentita un sacco di volte, anche in alcuni film. Era il cane. その血が滴ってたのよ。ピチャピチャって音は。突然ベッドの下から声がしたわ。お嬢ちゃんの手ってすべすべしてて可愛いね。両親もすでに殺したぞ。そしてその女の子も殺されたぞ。
Certo che no. Questa storia è terrificante in realtà. Sei quasi per farmi venire un infarto. Cosa? Ok. Bizzarre avventure, lo posso capire. Ma non mi sarei mai aspettato di fare. Oh mio Dio, quel cane! Mi ricordi, ho letto quello nel mio stand di Sogano quando questa ragazza era ancora viva. E lei non ha letto che è morta! Ma sì, nel logo in cui sono stato ucciso. Se il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti. No, vabbè! Che cosa assurda! E quindi quella zona è tipo un buco temporale, diciamo? Di 15 anni prima? Continuano a girare e si trovano lì. No, che figo! Aspetta, troppe cose, ragazzi. Sono perso. Ha cercato di mandare reverb e sono stati letteralmente invertiti, proprio capovolti come una clessidra. E quindi lui era in aria e Reiko stava toccando il pavimento. Questa puntata non me la sarei mai aspettata. C'è solo un modo per uscire da questo posto. Come esci da qui? Non trattate come fossi uno stupido spirito maligno. Senti, puoi venire qui. Ha ragione, in realtà. Questo è il confine tra la vita e la morte. Ok. Credo di essere uno spirito tormentato. Sono finita a diventare un fantasma e non posso più lasciare questo posto. Per 15 anni ho cercato di parlare con le persone che finivano qui, perché sento di dover dire a qualcuno. Ok, quindi altre persone sono arrivate lì e sono riuscite a scappare. Dovete prima ascoltare la mia storia. Ok. Prima potessi vedere la faccia dell'assassino, sono stata pugnalata alle spalle con un coltello. Lì a Moriocho. Le vi sto chiedendo di catturarlo, ma vorrei che voi lo diceste a qualcuno. Qualcuno lo possa catturare. Sì, ma dopo così tanto tempo i casi cadono in prescrizione, cioè non interessa più a nessuno. Di solito. Poi bisogna vedere. Mi dispiace che tu sia stata uccisa. Ma perché dovremmo essere noi a trovare il tuo assassino? この町の少年少女の行方不明者の数知ってる?お?いや。全国平均の 8倍。8 volte la media nazionale. Altro che un bel posto, madonna. ひっそりと殺されているの。奴の仕業だわ。ちょっと待ってください。今も殺人が行われているって! Aspetta, ma sta parlando del main villain? Le anime delle sue vittime passano da qui in continuazione. Hanno tutta una ferita simile a questa. Fai vedere? No, almeno me la fa vedere! Che particolare sta scena? Se è il main villain, questo assassino. Sono un po' scosso. Non interessa niente a Rohan. Se capessimo un assassino potrei prendere molti spunti. Aspetta.
Non ti illudere. Se pensi di una prova persona, non ti illudere. Ma sì, sto dopo la cassetta. Abbiamo preso di rispettare una certa regola per poter passare. Ok. Quando avete voltato l'angolo dopo la cassetta, vedete uscita 20 metri da voi. Qualsiasi cosa accada, non dovete mai voltarvi indietro finché non siete arrivati. Perché altrimenti tornano indietro. Sta a vedere che si gireranno entrambi. Sta a vedere che succede. Non abbiate paura, basta non voltarsi. Stanno guardando dietro. Come ci è passato tra i piedi? Oh mio Dio. Non ti girare. Non ti girare. Qualcosa proprio dietro la mia nuca. Mamma mia, che suoni. C'è sempre qualcosa che spingervi a voltarvi. Ma finché non vi girate a guardare, non può toccarvi e non avete nulla da temere. Koichi? No, 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 no! 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 Furbi! Oh mio Dio! Ok. Gli ha tolto la vista. Gli ha proprio tolto la vista. Ecco come ha fatto. Noi saremo sempre qui. Fin quando l'assassino non verrà catturato. Wow, che cosa particolare. Quella creatura mi ha preghiato la luce. Volevo ignorare la cosa, però vabbè. Vado a apprezzare il modo di vedere un fantasma. Voglio capire se il cattivo o meno. Eccola. Ah, ok, lo conosce pure un bonzo. Non mi sorprende che tu abbia dimenticato quell'incidente. La casa dove vivevi un tempo era molto vicino alla loro. Ok. La notte incidenti, i tuoi genitori avevano degli impegni urgenti che non potevano assolutamente rimandare. Oh, ok. Ti portano dai sui modi per passare. Cosa? Cosa? Oddio, forse l'ha riconosciuto, per quello ha detto Roanuccio. Lei mi ti ha salvato prima che l'assassino ti trovasse. E lui l'ha dimenticata? Come fai a dimenticarlo? Se vi capite di passare da queste parti, non voltatevi per nessuna ragione. Ok. È veramente, veramente assurda questa cosa. La adoro. Però non capisco come abbia fatto a dimenticarlo. Capisco il trauma, ma a dimenticare una persona comunque con cui eri legato è proprio strana come cosa. Cioè, mi sembra troppo esagerato come
diciamo, protezione della mente che cerca di dimenticare per evitare il trauma, d'accordo? Ad ogni modo, guida turistica di Morio Cho, sei il vicolo della ragazza fantasma. Come arrivarci? Prendere il bus numero 11 dalla stazione di Morio Cho e scendere alla zona commerciale Kotodai. Dovrebbe apparirvi nel secondo vicolo tra il supermarket Ouson e la farmacia Kisara. Attenzione, molti potrebbero non vederla, ma se imboccate quel vicolo, assicuratevi di non voltarvi indietro. Oh, lo sta raccontando! Che pezzo di idiota. Se racconteremo a Giotaro o al vecchio professore, di sicuro ti faranno entrambi la stessa domanda. L'assassino è un portatore di stand? Oddio, è successo 15 anni fa? Potrebbe, ma non lo so. Sia Giotaro che la fondazione Speedwagon non corrono dietro ai comuni criminali, giusto? Loro stanno cercando di risolvere la questione, diciamo, dell'arco e della freccia, ma comunque dei portatori di stand. Non credo sia una cosa facile contare un taxi per strada. Ora passo di là. Oh, momenti lo mette giù. Minchia, ragazzi. Scommettiamo che è un cattivo. Già, aveva proprio la faccia da cattivo, dai. Tempo detto, Morio Cho ospitava le residenze estive di molti samurai. Beh, lo sospettore del... No, non è il narratore, ok. Che fine ha fatto l'orologio che ti avevo regalato? Mi sono flashato una cosa, però aspetta. Mi sono flashato una cosa, ragazzi. Ti prego, no. No, lo sapevo! No! Finalmente lo vediamo! Non ricordo più quale fosse il tuo nome, ormai non ha importanza. Pure? Cioè, ma questo le colleziona? Quindi ci prepara assieme a cena. Nome! Kira! Si chiama Kira? Cioè, ragazzi, si chiama Kira, dai! Ah. Ragazzi, non so che dirvi. Allora, è stato bellissimo. Mi sono piaciute entrambe le puntate, vi dirò. Mi è piaciuta quella del ratti, per quanto non mi aspettassi, ma mi è piaciuto il fatto che comunque abbiano inserito la cosa dei ratti, soprattutto per il fatto di mantenere il collegamento al fatto che anche esseri viventi come i cani oppure ratti, animali in generale, possano sviluppare uno stand. Ed è ottimo perché non si sono dimenticati della questione di... Araki, principalmente, non si è dimenticato della questione di Iggy. Grazie, lo adoro, mi piace molto questa cosa. La questione dei fantasmi, invece, era completamente inaspettata. Molto bella, perché mi ha veramente stupito, veramente tanto. E poi finalmente abbiamo visto il main villain, a quanto pare. O almeno credo sia il main villain, visto che è dall'inizio della parte che si vede lui che taglia mani. Beh, non è che si vede che taglia mani, ma comunque apparecchia con delle mani, si fa la doccia con delle mani. Mi è un po' scappata di mano questa situazione. Sono veramente stupito, non me lo aspettavo che lo avremmo visto così. Questo potrebbe essere un villain molto interessante. Più magari anche di dei Pillar Man, forse anche di Dio. A mani basse. Scusate, ormai sono su un treno in corsa, quindi potrebbe uscire anche altre battute da questa, per questa cosa delle mani. Ragazzi, forse riesco a fermarmi da queste orribili battute. Grazie a tutti quanti per essere stati qui con me.
vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Mi raccomando, cercate di non fare spoiler, per favore. Lasciatemi il piacere di scoprire le cose. Grazie a tutti quanti. Ci vediamo domenica in live dalle 17 alle 20. E in settimana, forse, se riesco, portiamo altri video. Vorrei continuare anche solo leveling e portare di nuovo Fire Force insieme a Vale, appena sta meglio, e a portare avanti Villain Saga. Se riesco, cerco di registrare almeno un episodio. Grazie a tutti quanti, ragazzi. A un prossimo video. Ciao!